Oggi andiamo a preparare la torta di compleanno per mia sorella che il 23 maggio, cioè ieri, perché tu vedrai il video oggi, che è lunedì, fa il compleanno 27 anni. Quindi, essendo che lei è intollerante al latte e lattosio, noi l'andremo a preparare senza panna, senza latte e lattosio, ma con il latte vegetale. Quindi tu puoi scegliere latte di soia, latte di mandorle, latte di cocco, quello che preferisci. Ed il dolce sarà intervallato da un disco di cioccolato croccante. E ti ho mostrato come prepararlo già nella torta sette belli, però oggi te lo farò rivedere. Adesso iniziamo subito nel vedere cosa ci serve. Come già anticipato, ci serve latte vegetale, in questo caso 2 litri e mezzo, 5 fogli di gelatina, 150 g di zucchero, solo ed esclusivamente se il latte vegetale che hai scelto non ha all'interno zuccheri aggiunti, altrimenti il semifreddo rischia di risultare troppo dolce. 150 g di fecola di 3 patate. uova, aroma alla vaniglia oppure baccello di vaniglia, 100 g di nocciole. 100 g di granella di pistacchi più quanto basta per la decorazione e 200 g di cioccolato fondente e 30 g di cornflakes che mia madre si è dimenticata di darmi perché non gliel'ho detto. Come prima cosa andiamo a dividere i tuorli dagli albumi. Prima andiamo a montare i rossi e poi i bianchi. Se cade un pochino di rosso, bisogna toglierlo, se no gli albumi non montano. Attenzione, durante il video non vedrai il passaggio durante il quale dovrai incorporare gli albumi montati a neve ferma nelle creme raffreddate. Questo perché i bianchi non hanno montato per via del rosso caduto appena visto. E siccome mi scocciava aprire altre 3 uova e tralasciare 3 rossi, ho deciso di omettere questo step, che però ti consiglio di fare anche per non sprecare i bianchi delle uova. Se il latte vegetale che userai non è zuccherato, aggiungi 2 cucchiai di zucchero ai bianchi. E poi il restante nei tuorli. Monta i tuorli fino a farli diventare chiari, poi aggiungi anche l'aroma alla vaniglia o l'aroma che preferisci, va benissimo, anche la scorza grattugiata di un'arancia o di un limone, e anche la fecola di patate setacciata. Una pentola capiente, versiamo tutto il latte. Con la gelatina strizzata e precedentemente messa in acqua fredda per 10 minuti. La lasciamo sciogliere e poi aggiungiamo la crema di tuorli, sempre mescolando per evitare la formazione di grumi. La crema va cotta fino a che non comincerà ad addensarsi, ci vorrà un po' di pazienza perché la quantità di liquidi è tanta, ma abbi fiducia e continua ad amalgamare il tutto con la frusta. Dobbiamo dividere la crema a metà. In una metà versaci le nocciole frullate, mentre nell'altra i pistacchi. Mescola entrambe, fai raffreddare e poi a questo punto incorpora gli albumi montati a neve con movimenti dal basso verso l'alto per non farli smontare. Dopodiché versa la crema alle nocciole in una tortiera da 28 cm di diametro, rivestita di carta d'alluminio sul fondo, carta forno e sui bordi con fogli d'acetato. Ripone in frigorifero fino a che la crema non si sarà consolidata. Intanto, come ho fatto per le sette vele, mi sono preparato il disco, sciogliendo il cioccolato al microonde, poi l'ho unito ai cornflakes sminuzzati e l'ho versato e livellato su una superficie grande quanto il diametro della tortiera, rivestita di pellicola trasparente. In seguito riposto in frigorifero a consolidare. Che bella!
Versa anche la crema al pistacchio e riponi in frigorifero per ore e ore. Ti consiglio di preparare questa torta fredda il giorno prima per il giorno dopo e di decorarla all'ultimo. Io per questa fase ho deciso di creare delle strisce aiutandomi con la carta forno, alternando granella di pistacchi, cacao amaro e zucchero colorato che ho comprato nel mio negozio di pasticceria di fiducia. Ed ecco il risultato, una torta elegante che ricrea immaginariamente i raggi di un sole dai gusti semplici e ricercati. Ed ora gustiamoci i momenti clou della serata. Tanti auguri a te, tanti auguri Capucetto, ci sto, Eliso, io che ti devo con Eliso.